Eccoci qui, siamo tornati alla seconda puntata di questa nuova iniziativa che utilizziamo per provare a continuare a dare informazione alla nostra città, provando a raccogliere le sollecitazioni e le domande dei cittadini, anche quelle più frequenti, che ci permettono di provare a chiarire e anche ad accompagnare la nostra popolazione in questo periodo sicuramente difficile per tutti. Parto rispetto alla settimana scorsa e vi ringrazio per le domande che ci avete fatto avere, anzi vi invito a continuare ad utilizzare anche questo canale per continuare a parlare con noi, quindi tenendo una porta aperta con la nostra amministrazione rispetto alla situazione del quadro epidemiologico che è sicuramente cambiato rispetto alla settimana scorsa. E ovviamente la situazione che vi descrivo è la situazione aggiornata a ieri. Vi ricordo che i dati vengono comunicati dalla Regione Emilia-Romagna una volta al giorno. Solitamente questo avviene verso sera, quindi sicuramente poi successivamente tramite i nostri canali social vi aggiorneremo anche sui dati odierni. La situazione a ieri nella nostra regione era di 15.333 casi di positività sviluppati nella nostra Emilia-Romagna. Di queste positività, 6.640 persone sono in isolamento a casa, significa che hanno sviluppato dei sintomi lievi, quindi che non richiedono cure ospedaliere o ricoveri. In molti casi sono anche prive di sintomi particolari. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 366 e sono ovviamente quelle che preoccupano di più tutti noi e sono 7 in più rispetto al giorno precedente. Dico questo perché sono alcuni giorni in cui vediamo una tendenza, i numeri crescono ancora, sicuramente ancora in modo importante, ma sono calati sia il numero degli accessi ai nostri pronti soccorso, sia il numero delle persone che hanno bisogno di un ricovero in terapia intensiva. Continuano anche ad aumentare le guarigioni, che a ieri erano 1.663. 97 in più rispetto al giorno precedente, quindi vediamo una situazione ancora impegnativa da gestire per la nostra sanità, con numeri comunque ancora alti, ma con un grado di aggressività diversa rispetto all'inizio. Per quanto riguarda la provincia di Reggio Emilia, sono 2.665 i casi complessivi che sono stati riscontrati a ieri. La differenza con il giorno precedente, che viene sempre messa in evidenza, è di 112, che sicuramente comporta un dato per Reggio ancora alto. Ricordo che Reggio Emilia ha sviluppato una sua autonomia nell'analizzare tamponi. Riusciamo in questa provincia ad avere una potenzialità di certificare tamponi circa 500 al giorno e questo ci permette di ampliare velocemente anche il monitoraggio non solo ai pazienti asintomatici, ma a far partire velocemente lo screening a tutto il personale sociosanitario sul quale tornerò tra poco. E termino ricordando quella che è la situazione della nostra città, nel senso che ad oggi le persone che hanno sviluppato positività sul nostro territorio sono state complessivamente 116. Abbiamo cercato tutti i giorni, fin dal primo giorno, di raccontarvi i dati quotidiani che ci venivano forniti dall'azienda, ovviamente ASL Reggio Emilia, attraverso il servizio di igiene pubblica. Ovviamente ad oggi in realtà le persone ricoverate sono diminuite, sono 23. Rimangono a casa circa una sessantina di persone che invece continuano la loro cura a domicilio. Quindi, rispetto comunque agli ultimi dati che abbiamo consegnato, sicuramente è calato il numero dei ricoverati che sono tornati a domicilio ed è aumentato invece il numero dei domiciliati a casa. Quindi è una situazione sicuramente in continua evoluzione sulla quale giornalmente vi continueremo a tenere aggiornati. Lo facciamo perché è una scelta, perché credo che sia giusto che la nostra comunità sia informata sul decorso del quadro epidemiologico complessivo nel nostro territorio comunale.
Spero che questo serva anche ad essere tutti molto consapevoli su questa situazione sicuramente ancora critica e complessa della nostra città e del nostro paese e della nostra provincia, perché l'impegno che continua ad essere importantissimo è l'impegno che dipende da ognuno di noi. Quindi il fatto di rispettare le regole stringenti dei decreti che sono stati tra l'altro prorogati tutti fino al 13 di aprile, il fatto che ognuno di noi si impegni a rimanere a casa aiutandoci anche a rispettare le regole rimane il punto di riferimento ovviamente per la salute di tutti noi, per noi singoli, per le persone che abbiamo vicino, ma anche per dare una mano a reggere una situazione complessiva nella nostra comunità, supportando anche la nostra sanità reggiana. Vi dicevo che la Regione ha iniziato lo screening, questo è un dato secondo me molto importante, a tutto il personale sociosanitario della Regione. C'è quindi un piano che il Presidente Bonaccini aveva annunciato nei giorni scorsi da Piacenza a Rimini. Ci saranno controlli su tutto il personale, lo dico in modo molto chiaro, su tutto il personale sanitario e sociosanitario che riguarda la sanità pubblica, la sanità privata convenzionata e anche i servizi, quindi tutti gli operatori dei servizi socioassistenziali, sia sintomatici sia asintomatici. Questo per garantire la sicurezza degli operatori, consentire anche di poter lavorare in condizioni di massima tutela per se stessi e per i loro pazienti. È chiaro che oggi siamo nelle condizioni di iniziare questa parte rispetto anche a un trend differente, a numeri diversi che stiamo affrontando anche nella nostra provincia. La nostra regione inoltre si è dotata, oltre ai classici tamponi di cui ormai abbiamo imparato a discutere, ahimè, in questo ultimo mese, anche di test sierologici che permettono di verificare tramite un prelievo del sangue in tempi anche più rapidi rispetto ai tamponi la presenza e il tipo di anticorpi nell'organismo e quindi di sapere se la persona, il paziente o l'operatore è venuto in contatto con il virus e se ne è diventato immune. Chi risulta negativo verrà ritestato dopo 15 giorni proprio per valutare se ci sono stati ovviamente eventuali sviluppi e i positivi saranno invece sottoposti al tampone, diciamo, tradizionale. Per quanto riguarda i tamponi, dico anche questo perché i tamponi oggi possono essere svolti in diverse modalità. Già dal 22 febbraio è partita, quindi dal primo giorno dell'emergenza, è partita l'attività dei tamponi a domicilio, ovviamente sulle persone che hanno sviluppato ovviamente sintomi, tant'è vero che fino ad oggi in questa provincia sono stati fatti 1100 tamponi a domicilio. Nelle ultime settimane vi abbiamo informato che sono stati attivati anche dei luoghi per fare dei tamponi drive-in, quindi per accelerare ulteriormente la mappatura nel nostro territorio. E questa modalità è stata attivata anche presso il nostro ospedale, utilizzando ovviamente la camera casa del pronto soccorso, quindi permettendo al cittadino di non scendere dalla macchina ma di poter effettuare un tampone con gli operatori che escono ovviamente dall'ospedale stesso. Questa modalità sicuramente è una modalità, lo ripeto, non ad accesso diretto, quindi è l'azienda che fissa gli appuntamenti per fare questi tamponi. In questo momento ovviamente la priorità rimane per le persone che hanno sviluppato positività e quindi sintomi e per le persone che invece devono fare il doppio tampone alla fine, diciamo, della patologia per verificare di aver sviluppato la negatività al virus e per le persone che sono alla fine del proprio isolamento domiciliare. In questo caso si fa un doppio tampone prima di poter, diciamo, valutare la persona come definitivamente guarita. Contestualmente continua ovviamente il piano che porta a potenziare e a sviluppare comunque i nostri posti letto. Noi a Reggio abbiamo una rete che ci ha permesso comunque anche di reggere rispetto comunque a dei numeri, quindi di non andare in emergenze, quindi ringrazio per questo il lavoro straordinario che ha fatto la nostra sanità. Abbiamo 731 posti a disposizione nei nostri ospedali e abbiamo messo a disposizione non solo il Santa Maria
ma gli ospedali di Guastalla e di Scandiano, si sono uniti anche 40 posti letto a Villaverde e abbiamo riorganizzato e utilizzato gli altri ospedali per diciamo, riorganizzare i reparti e quindi supportare insieme in una rete ospedaliera efficace tutti i bisogni ovviamente degli altri cittadini, perché ricordo, lo dice sempre anche il dottor Nicolini, ci dobbiamo occupare di coloro che sviluppano la positività al virus, ma anche di tutte le altre patologie di cui ci dobbiamo continuare ad occupare ovviamente all'interno delle nostre strutture ospedaliere. Di questi 731 posti letto che ci sono a Reggio Emilia, 58 sono dedicati alla terapia intensiva. Vi do anche alcune informazioni che mi sembrano molto chiare che la nostra azienda sanitaria ci ha dato, perché ormai abbiamo parlato tante volte di coronavirus, forse ormai i nostri medici hanno imparato e anche i nostri infettivologi a conoscerla abbastanza bene. Vi ricordo che non bisogna sottovalutare nessun sintomo. L'infezione da coronavirus si può manifestare in tante forme che possono essere asintomatiche, paucisintomatiche, quindi con diciamo, sintomi comunque abbastanza lievi, quindi benigni nel suo sviluppo, e invece con forme ben più gravi che possono anche comportare una compromissione polmonare importante. La possibilità di sviluppare forme più critiche dipende sicuramente da diversi fattori. Il primo è l'età avanzata, e le patologie croniche preesistenti, quindi un quadro clinico già difficile sul quale si può presentare e sviluppare con gravità il coronavirus, la persistenza di febbre per alcuni giorni, la comparsa di sintomi impegnativi come la dispnea. La gestione di queste situazioni è sempre affidata in prima battuta al medico di famiglia, che raccoglie la descrizione dei sintomi perché conosce ovviamente il paziente da molto tempo, ne conosce anche le patologie croniche preesistenti, il livello di complessità, conosce il nucleo familiare nel quale la persona è inserita e quindi anche il profilo di rischio non solo per il paziente ma anche per tutto il nucleo familiare. E quindi il medico curante che deve valutare bene il caso e deve quindi valutare se questa patologia per i sintomi che ha sviluppato può essere gestita tranquillamente a domicilio o se invece è necessaria una valutazione più accurata, quindi attivo ovviamente un percorso sanitario diverso per dare la miglior cura possibile, la miglior assistenza possibile al paziente. Da questo che ho detto faccio due inviti, lo dico perché le persone più fragili comunque, quelle più a rischio rimangono comunque le persone anziane, quindi mi rivolgo a loro ma anche ai figli per invitare queste persone a non uscire di casa, a supportarle quindi nella loro quotidianità, perché rimangono le persone comunque più a rischio visto che l'età media comunque dei decessi che abbiamo sviluppato nella nostra provincia è di circa 80 anni. Inoltre mi permetto di ringraziare medici di famiglia perché in questo mese, dal 22-23 febbraio, hanno fatto un lavoro enorme, hanno filtrato tantissime richieste, ci hanno supportato, quindi a loro va il mio ringraziamento perché rimangono un punto fondamentale per far funzionare ovviamente la nostra sanità e anche la nostra rete ospedaliera, e li ringrazio perché si sono anche messi a disposizione per attivare un ambulatorio Covid anche a Correggio con percorsi dedicati per i pazienti che possono avere sintomi, quindi anche a protezione degli altri pazienti. Ovviamente tutte le informazioni anche di questo ambulatorio vi invito a prenderlo direttamente dai medici di famiglia, anche perché anche in questo caso, come per il drive-in e per i tamponi, non si tratta di ambulatori ad accesso diretto, ma vengono gestiti su prenotazione e organizzazione diretta, organizzata direttamente dai medici di famiglia. Passo a un altro argomento, ma sempre in linea con questo, visto che abbiamo parlato di anziani, vi dico anche come abbiamo riorganizzato le nostre strutture protette.
Voi sapete che il decreto, in particolare il decreto che è stato firmato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo, ha invitato, diciamo, non solo, aveva già vietato di sostare all'interno degli ospedali e anche ad andare in più persone all'interno comunque degli ospedali, aveva già invitato a valutare ovviamente gli accessi di parenti e visitatori anche nelle strutture a lungo degenza, quindi nelle nostre strutture per anziani, strutture residenziali per persone anche autosufficienti e non, limitandole ovviamente solamente ai casi strettamente necessari, individuati direttamente dalla direzione sanitaria della stessa struttura. Questo proprio per adottare misure che potessero prevenire possibili trasmissioni di infezioni. Proprio perché diciamo, la fascia di età degli anziani e anche dei ragazzi disabili è una parte della popolazione particolarmente fragile ed esposta, abbiamo in realtà chiuso subito dopo l'emissione di questo decreto in tutta la provincia le nostre strutture protette, abbiamo informato ovviamente le famiglie e da qualche settimana abbiamo aperto un confronto con i gestori per individuare anche possibili zone, diciamo, di isolamento utili ad ospitare i pazienti, fatto salvo ovviamente che i pazienti più gravi vengono comunque portati all'interno dei poli ospedalieri, organizzati nel nostro caso da Correggio, le persone vengono sicuramente portate a Guastalla. Ad oggi, in tutte le nostre strutture presenti nel territorio del nostro comune, hanno già individuato delle zone, diciamo, di isolamento utili a gestire questi ospiti. Agli ospiti ovviamente sono stati comunque fatti i tamponi se hanno sviluppato positività e verranno fatti i tamponi anche a tutti gli operatori, proprio per tenere sotto controllo e mettere a disposizione tutta la struttura, la formazione di IPI indispensabili a gestire questo caso. In realtà ci tengo molto a ringraziare il lavoro che anche il personale, diciamo, sociosanitario sta facendo all'interno delle nostre strutture, che abbiamo cercato di potenziare, tant'è vero che anche l'azienda sanitaria ha messo a disposizione medici e infermieri per potenziare ovviamente le nostre strutture, con tutor che si sono messi a disposizione per supportare questa fase anche di preoccupazione. È stata fatta fare a tutti gli operatori una formazione a distanza e sono state condivise direttamente dalla Regione dei protocolli sanitari per attivare tutte le protezioni possibili anche di buone prassi di lavoro all'interno ovviamente delle strutture dove operano ovviamente operatori che svolgono servizi rivolti ad anziani e a ragazzi disabili o persone disabili, compatibilmente ovviamente con le necessità anche dell'ambito sanitario. I gestori nella loro autonomia ovviamente si sono comunque mossi, ma l'azienda ha cercato di reperire e ha messo a disposizione per tutto il personale dispositivi DPI, ovviamente dispositivi di protezione individuale e abbiamo cercato anche di individuare, di mettere a disposizione un'equipe che sta lavorando con le nostre strutture a supporto ovviamente già del medico di struttura, equipe che sono formate da geriatri, da palliativisti, da infettivologi ed è stata attivata una guardia medica ad hoc con una pronta disponibilità infermieristica per le residenze che possono fare quindi assistenza infermieristica per tutta la giornata. Dal 25 marzo ovviamente abbiamo iniziato, come vi dicevo, tramite professionisti che si sono resi disponibili ad andare nelle nostre case protette anche a sottoporre a tampone gli ospiti sintomatici e daremo continuità a questa attività ampliando ovviamente i tamponi anche ovviamente al personale. Quindi un potenziamento
diciamo, medico, infermieristico, con equip di professionisti a supporto del lavoro che deve essere fatto all'interno delle nostre strutture per avere un monitoraggio costante di tutte le persone, degli operatori e dei pazienti per poter garantire condizioni di lavoro idonee ovviamente per tutti. Ben consapevoli che penso che ad oggi non ci possa essere nessun luogo esente purtroppo da possibili diffusioni del virus, riguardo ovviamente le case anche nostre private, riguardo i luoghi pubblici, riguardo i nostri ospedali, le stesse strutture, perché la diffusione ovviamente si è abbastanza diffusa, ma l'importante è cercare di lavorare nella massima sicurezza a tutela ovviamente della salute sia delle persone sia dei nostri operatori. Ovviamente le informazioni che riguardano le condizioni di salute degli ospiti presenti nelle nostre strutture protette sono state comunicate alle famiglie. Invito le famiglie che avessero comunque bisogno di ulteriori informazioni a rivolgersi o alla coordinatrice di struttura o al medico di struttura per avere ulteriori informazioni e dettagli sulla salute ovviamente dei propri familiari. Passiamo ad un altro argomento perché in tutta questa fase di grandissima difficoltà abbiamo cercato di supportare la nostra sanità reggiana e fin dal primo giorno abbiamo lavorato insieme alla nostra azienda sanitaria per ascoltare i bisogni che l'azienda poteva avere, cercando di coinvolgere ovviamente i privati, le associazioni, gli imprenditori che hanno chiedendo a loro ovviamente di supportarci in questo. Lo dico perché oggi i nostri ringraziamenti vanno alla sanità, vanno alle forze dell'ordine, anche ai miei colleghi, perché c'è un confronto quotidiano per provare a tenere insieme un sistema che deve reggere e funzionare. Ma abbiamo avuto tantissime disponibilità di singoli cittadini, di associazioni si sono messi a disposizione per fare i volontari, per supportarci a fare veramente qualsiasi cosa, una disponibilità che secondo me dimostra una grande generosità del nostro territorio. La settimana scorsa ho fatto alcuni singoli ringraziamenti. Devo fare una scusa perché ho sbagliato un cognome e in realtà me ne sono accorta subito dopo, ma l'avevo già detta e purtroppo in diretta non si può ripetere. Però chiedo scusa a Giorgio perché ho sbagliato il suo cognome, quindi ringrazio Giorgio Pergetti perché ho fatto un errore e mi è dispiaciuto molto. Questa settimana ringrazio coloro che stanno continuando a organizzare donazioni. Quindi ci tengo a ringraziare le associazioni che si sono aggiunte, l'associazione Assalam, il Centro Culturale Islamico, l'associazione pakistana che hanno fatto insieme una donazione complessiva di 56.000 euro, coinvolgendo l'associazione di tutta la provincia. Le ringrazio perché hanno segnato di grande unità e di coesione della nostra comunità. Ringrazio l'Associazione dei Genitori Cantona, ringrazio Emilio Guidetti che ha fatto avere una donazione di mascherine al nostro ospedale, così come ringrazio Proloco che sta lavorando insieme a noi per provare a supportare ulteriormente ulteriori donazioni insieme all'amico Enrico che mi capirà per il supporto che ha dato alla nostra amministrazione. Vi terrò continuamente aggiornati perché mi sembra giusto e anche doveroso rendere trasparente le informazioni che abbiamo a disposizione anche per ringraziare personalmente i donatori. Probabilmente ci sono tante persone che non ringrazio, di cui non conosco la generosità, credo che la generosità possa essere grande o piccola. Uno può donare 10 euro, così come uno ne può donare molti di più in base alle proprie possibilità. Il gesto per me è altrettanto importante e dà il senso veramente
di una voglia di prendersi per mano e di dare una mano alle persone che sono più in difficoltà in questo momento. E passo ad un altro argomento che in realtà è utile per le persone che sono in quarantena, che riguarda la tematica dei rifiuti. Dico questo perché prima vi dicevo che abbiamo circa una sessantina di persone che oggi sono in cura domiciliare e quindi ci sono alcune indicazioni che troverete anche pubblicate sul sito di cui prendiamo atto e che abbiamo discusso con il nostro gestore per quanto riguarda persone che hanno o sviluppato positività o sono comunque in quarantena obbligatoria. Per queste persone non è più necessario differenziare i rifiuti di casa fino all'evolversi, quindi alla conclusione della situazione, diciamo, di quarantena, quindi fino alla conclusione, diciamo, per la persona, per il nucleo familiare di questa situazione di contagio. È necessario assolutamente conferire tutti i rifiuti senza nessuna differenziazione nel rifiuto residuo urbano, quindi nell'indifferenziato, utilizzando due o tre sacchetti resistenti, uno dentro l'altro, all'interno del contenitore che viene utilizzato proprio per il rifiuto residuo. Ovviamente la raccolta di questi rifiuti indifferenziati che saranno comunque portati in incenerimento dovrà essere fatta con le medesime modalità, mantenendo inalterate le frequenze del servizio. Qualora gli utenti serviti con la raccolta porta a porta avessero invece necessità differenti, chiedendo magari una raccolta supplementare, è possibile chiedere un servizio aggiuntivo che va chiesto direttamente inviando una mail ad ambiente.emilia@gruppoiren.it oppure telefonando al numero verde 800 21 26 07, attivo tutti i giorni feriali dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13, proprio chiedendo un passaggio ulteriore in base ovviamente ai bisogni di quel singolo nucleo familiare. Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi, invece, o in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata deve invece proseguire normalmente. Passo ad un altro argomento ancora e riguarda le scadenze. Ci avete fatto arrivare in questi giorni diverse richieste dalla bonifica, perché c'era una scadenza ovviamente il 31 di marzo, ma la bonifica aveva in realtà postato sul suo sito che si può pagare anche nei mesi a seguire, entro maggio senza comunque sanzioni ulteriori, così come ci avete fatto richieste rispetto alle altre scadenze. Provo a riepilogare quelle che ci avete chiesto nella maggior parte, che sono le carte d'identità, in quanto il decreto legge 18 del 17 di marzo ha stabilito che la validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza è prorogata al 31 agosto, mentre la validità ai fini dell'espatrio, anche se in questo caso, in questo momento ovviamente non è una possibilità che ci è data, resta limitata alla scadenza data e scritta indicata sul documento. Quindi le carte d'identità vengono automaticamente prorogate al 31 agosto 2020. Per quanto riguarda la patente, anche in questo caso viene fatta una proroga, anche in questo caso un documento di riconoscimento, ma è anche un documento che ci abilita ovviamente a guidare. È uscita una circolare del Capo Dipartimento dei Trasporti del 19 marzo che anche in questo caso stabilisce una proroga con la stessa data delle carte d'identità, quindi una proroga al 31 di agosto 2020. Diversa invece è la scadenza per i bolli. I bolli che andavano in scadenza in questi mesi possono essere pagati entro il 30 di giugno senza oneri aggiuntivi.
Un'informazione invece che riguarda la nostra organizzazione, mi riferisco ai permessi ZTL, alle autorizzazioni, alle soste, quelle che erano in scadenza dal 31 gennaio al 15 di aprile, conserveranno comunque la loro validità fino al 15 di giugno e non c'è quindi bisogno di recarsi all'URPE per procedere a questi rinnovi. Abbiamo cercato infatti di fornirvi e siamo a disposizione per fornirvi ogni assistenza anche telefonica. Vi invitiamo a non recarvi all'URPE se non per stretta necessità, a prendere appuntamento per evitare di creare assembramenti e quindi mettere in difficoltà nella gestione ovviamente anche i nostri operatori che stanno svolgendo un servizio prezioso per la nostra comunità. Oltre a queste scadenze, vi anticipo che la prossima settimana la Giunta Comunale sarà chiamata anche a deliberare una proposta di proroga anche di altre alcune tasse o tariffe locali. Le stiamo analizzando tutte perché ovviamente avremo scadenze diversificate nei prossimi mesi. E il 30 di aprile scade la COSAP e anche l'imposta di pubblicità. Poi a metà maggio avremo ovviamente la scadenza della Tari, avremo alla fine di giugno anche la scadenza dell'IMU, quindi stiamo cercando di lavorare per prorogare, ridurre, riorganizzare queste tariffe e vi daremo informazioni dettagliate. La prossima settimana sicuramente andremo a deliberare una riorganizzazione temporale della COSAP e dell'imposta di pubblicità e vi daremo sicuramente informazioni aggiornate, sperando che anche questo possa non solo non farvi uscire di casa, ma soprattutto supportarvi in un momento anche di difficoltà, visto che questa emergenza sanitaria sicuramente si trasformerà e diventerà a lungo andare, e ormai siamo in questa fase, in una emergenza, diciamo, non più solo sanitaria, ma anche di tipo sociale e anche di tipo economico. Rispetto a questa scadenza e ai bisogni delle nostre famiglie, vi ricordo che siamo stati destinatari, come tutti gli altri comuni, di un importo importante di 135.000 euro per distribuire diciamo, un contributo volto alla solidarietà alimentare, che significa dare un contributo in base al proprio nucleo familiare e alle proprie condizioni anche economiche che possa essere utilizzato all'interno dei negozi che andremo a convenzionare. La delibera non è ancora stata approvata, ma domani vi darò aggiornamenti ulteriori perché lunedì vogliamo essere nelle condizioni di iniziare a raccogliere le vostre richieste, quindi pubblicheremo sul sito tutti i moduli che saranno necessari, con i criteri ovviamente che sono stati comunque condivisi anche a livello provinciale per poter farci avere le vostre richieste. Abbiamo cercato di darci delle priorità molto chiare, ovviamente rivolgendoci prima di tutto a persone che hanno perso capacità reddituale, a persone quindi che sono entrate in una nuova emergenza. Rispetto comunque causata dalla diffusione del coronavirus, quindi vi daremo ogni informazione, ogni dettaglio, cercheremo di essere celeri e veloci e di provare a derogare nel minor tempo possibile i buoni affinché possiate ovviamente utilizzarli per tutta la vostra famiglia. Una delle domande che mi sono sentita fare spesso in questi giorni è dove sono finiti i vigili? Uso questo termine che non è corretto. Perché abbiamo degli agenti di polizia municipale che stanno facendo un lavoro enorme in un coordinamento con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio e insieme a loro, con tutti gli agenti che abbiamo, tutti i giorni siamo sul territorio a cercare di controllare
le persone, invitando al rispetto delle regole. Ci siamo anche fatte aiutare dalla Protezione Civile, che ringrazio, perché ogni giorno stanno, diciamo, mappando e girando sul nostro territorio anche con gli altoparlanti per invitarci ovviamente a rimanere a casa. Abbiamo provato a valutare il lavoro che è stato fatto all'interno del mese di marzo, che si è da poco concluso. Nel nostro territorio unionale sono state controllate 724 persone e sono stati fatti 3.516 controlli sulle attività commerciali. Sono state denunciate 17 persone e sono state sanzionate 12 persone. È evidente che molte persone, ci saranno comunque dei controlli successivi, nel senso che nel momento in cui le persone vengono fermate e rilasciano delle autodichiarazioni, le autodichiarazioni vengono comunque registrate unitamente al numero delle persone che sono state fermate, i loro dati anagrafici, quindi questi documenti vengono comunque tutti trasmessi alle forze che coordinano l'attività di monitoraggio anche per eventuali controlli successivi. Devo dire che il numero dei controlli effettuati è sicuramente molto rilevante. Quindi il lavoro che dobbiamo continuare a fare è quello di continuare a presidiare comunque il nostro territorio. Siamo stati anche criticati, devo dire, perché non diamo abbastanza sanzioni. Credo che però ci voglia anche molto senso di responsabilità. Il nostro ruolo è quello di provare a dare informazioni, anche ad educare comunque a un senso civico la nostra comunità. E ovviamente a sanzionare laddove è necessario e opportuno, cercando anche di usare un senso di collaborazione per le persone e per la nostra comunità in una fase comunque di grande tensione, sicuramente per tutti. Ma credo che questi numeri diano comunque il senso di un lavoro veramente straordinario che anche la Polizia Municipale ha fatto. Ovviamente questi dati riguardano solamente il lavoro svolto dalla Polizia Municipale. Ma ringrazio anche al tempo stesso l'Arma dei Carabinieri, ma anche la Guardia di Finanza, che insieme a noi lavorano comunque sul campo in una stretta collaborazione per cercare di fare ovviamente del nostro meglio. Una delle altre domande ricorrenti che abbiamo ricevuto in queste settimane è stato il tema della disinfezione degli ambienti esterni e della sanificazione delle strade, degli spazi pubblici. Allora, su questo argomento abbiamo sentito dire un po' di tutto. Abbiamo cercato di chiedere dei pareri autorevoli, proprio perché nessuno di noi è un tuttologo, per cercare di fare le cose che sono utili e necessarie, cercando anche di non farci prendere la pancia, diciamo, da un senso di irrazionalità che in questo momento non può governare il nostro sistema. Abbiamo coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità, che ha emesso una nota il 17 di marzo, scritta e molto articolata. Parto quindi e vi leggo solamente le conclusioni. In base alle conoscenze scientifiche disponibili ad oggi, non ci sono evidenze a supporto dell'efficacia della sanificazione delle strade e delle pavimentazioni esterne con prodotti chimici disinfettanti o igienizzanti. Queste procedure in realtà hanno delle implicazioni logistiche ed economiche ed hanno anche delle implicazioni comunque sul nostro ambiente. Poiché quindi non ci sono norme igieniche né conoscenze scientifiche a supporto di questa opzione, abbiamo scelto che al momento non faremo nessun intervento di sanificazione delle strade, continueremo a fare operazioni di pulizie anche straordinarie all'interno comunque delle nostre strade, come abbiamo sempre fatto. Cercheremo di invece raffinare un intervento di pulizia
sulle panchine e sui giochi dei bambini che oggi non possono essere utilizzati essendo chiusi tutti i parchi e le aree verdi urbane ed extraurbane della nostra città. Ma sicuramente prima della riapertura ci occuperemo di fare una pulizia straordinaria, anche igienizzando comunque l'arredo urbano, proprio a garanzia, della condizione di miglior possibile ritorno a una normalità per tutti noi. So bene che di questo abbiamo tutti molta voglia. E lo dico perché rimanere a casa è sicuramente difficile per tutti, queste bellissime giornate non ci aiutano, anzi io sono molto preoccupata perché negli ultimi giorni abbiamo visto molte più persone uscire di casa. Credo, e lo dico veramente invitando ognuno di voi e di noi al massimo rispetto delle normative, a cercare di rispettare ovviamente la normativa vigente. Dico questo perché questa situazione è già molto difficile e anche dolorosa, soprattutto per le persone che hanno perso i loro cari, per le persone che sono ricoverate, per i medici che fanno turni massacranti. Il modo migliore per continuare a farci del male da soli è uscire di casa. Quindi l'invito che vi faccio è quello di darci una mano a rispettare ovviamente le restrizioni. Ci continuate a chiedere in tante informazioni sulle mascherine. Torniamo a ripetere un'informazione che abbiamo dato anche la volta scorsa. È vero che c'è una difficoltà a reperire le mascherine, è anche vero che anche in questo caso, grazie a una riconversione di diverse aziende nella nostra provincia, abbiamo iniziato a produrre mascherine e sono iniziate ad essere distribuite prima nelle farmacie reggiane, comunali e poi arriveranno ovviamente anche nelle altre farmacie. Vi ricordo che le mascherine devono essere usate da persone che hanno sintomi, che sono anche tossi o raffreddori, a tutela delle persone che abbiamo vicino, e che non è necessario sottrarre mascherine importanti per la sanità, semplicemente per andare a fare la spesa, proprio perché è bene che le mascherine abbiano gradi di sicurezza diversi in base alla professione, ovviamente, che stiamo svolgendo. Ci sono tra l'altro tantissime aziende, anche locali, che stanno producendo mascherine in cotone, che ovviamente vanno benissimo semplicemente come protezione, tra l'altro sono lavabili e riutilizzabili. E ci sono ovviamente tanti tipi di mascherine che si possono acquistare anche prenotandole presso ovviamente le farmacie. Le mascherine, scusate, chirurgiche insieme, vi dicevo, a quelle fatte in casa possono essere indossate da persone quando ovviamente si va a fare la spesa, così come le usano ovviamente gli addetti alle vendite. Mentre le mascherine FFP2 senza valvola devono essere utilizzate dalle forze dell'ordine, dai medici, dalle guardie mediche, mentre le mascherine con FFP3 o FFP2 con la valvola servono ai soccorritori e a coloro che lavorano nelle aree di terapia intensiva. Noi abbiamo avuto una donazione in comune di mascherine che abbiamo donato ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori. Tutte le altre donazioni le abbiamo veicolate o sulla casa protetta o sul nostro ospedale, perché per noi quella rimane la priorità. Nel momento in cui ci sono poche mascherine, il personale sanitario e sociosanitario rimane la nostra principale preoccupazione. Quindi non abbiamo assolutamente a disposizione mascherine da distribuire ai nostri cittadini. Ci sono stati alcuni comuni che lo hanno fatto perché hanno avuto delle donazioni dedicate, questo per noi non è successo, e quelle che abbiamo avuto le abbiamo date ai reparti ospedalieri e alle case protette che ne avevano ovviamente una maggiore esigenza, insieme ovviamente a dotare ovviamente il personale anche socio-sanitario e il personale
della nostra Polizia Municipale che fa un'attività per le quali ovviamente rimangono prioritarie ovviamente questa consegna. Quindi ad oggi non siamo nelle condizioni di fare altro semplicemente perché non abbiamo avuto nessuna dotazione ovviamente di mascherine. Lo dico perché i comuni hanno dotazione di mascherine dalla Protezione Civile Nazionale che vengono distribuiti a tutte le unioni, quindi a tutti i comuni tramite le unioni, ma queste mascherine vengono comunque distribuite alle forze di polizia che devono ovviamente operare nel far rispettare i decreti e ovviamente prioritariamente a tutto il segmento sociosanitario. Ovviamente qualora ci siano invece donazioni in futuro che ci possono arrivare e ci venga chiesto espressamente, ci vengono donate espressamente per donare alla comunità, lo valuteremo perché ovviamente non siamo contrari, capisco che possa essere una cosa anche apprezzata, ma al momento non abbiamo nessuna dotazione di questo tipo. E pochi giorni fa abbiamo aperto anche un nuovo conto corrente. Questa è una possibilità che ci è stata data dall'ultimo decreto che è stato approvato la scorsa domenica. Le amministrazioni sono state abilitate ad aprire conti correnti dedicati, diciamo, all'emergenza, quindi a raccogliere disponibilità per poter supportare le famiglie correggesi in difficoltà. Questa cosa si appaia alle risorse che abbiamo a disposizione, 135.000 euro di cui vi parlavo prima, che abbiamo a disposizione per erogare, diciamo, dei buoni per fare la spesa, un contributo economico con buoni per fare la spesa. Nello stesso decreto ci è stata data la possibilità di aprire un conto corrente dedicato all'emergenza, cercando proprio di supportare ulteriormente le famiglie in questo momento di bisogno. Ovviamente si tratta di erogazioni liberali per le quali sono previste agevolazioni fiscali per i singoli, quindi per le persone fisiche, e per gli enti non commerciali con una detrazione dall'imposta lorda del 30% e per erogazioni non superiori ai 30.000 euro in favore di Stato, questa ovviamente è una legge nazionale, regioni, enti locali, enti ed altre associazioni. Per quanto riguarda invece i titolari del reddito d'impresa, le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d'impresa, ma so benissimo che sono informazioni che i cittadini e le aziende conoscono bene. E lo abbiamo appena aperto, non vi leggo l'IBAN perché penso che sia un numero noioso, ma lo pubblicheremo, lo metteremo sul sito, l'abbiamo anche già fatto una comunicazione dedicata. Qualora siate interessati a farlo, vi ricordo che dovete comunque scrivere nella causale erogazione liberale sostegno emergenza Covid-19 e ovviamente cercheremo di rendere trasparente anche l'utilizzo che faremo di queste risorse che, come vi dicevo, servirà a sostenere le famiglie correggesi in difficoltà. Vi racconto un aneddoto che secondo me è questo dal segno della generosità delle nostre persone. Ho ricevuto un messaggio subito dopo aver postato questa novità da un amico che si chiama Massimo e lo ringrazio perché ha fatto una piccola donazione. Mi ha detto che nonostante lui non si possa permettere grandi cifre, quel poco che ha lo mette sicuramente a disposizione di persone che in questo momento ne hanno più bisogno di lui, quindi le donazioni possono essere di 10 euro, di 20 euro, di 50 euro, di quello che non si può permettere, e renderemo trasparente l'utilizzo che faremo ovviamente di queste risorse. Anche in questo caso ovviamente le informazioni le troverete comunque sul sito, nel quale troverete comunque le circolari, i decreti e tutte le altre informazioni di quali siamo in possesso, proprio perché la normativa si evolve rapidamente e cerchiamo sempre di essere puntuali nel darvi informazioni corrette. Come vi ho detto, il governo ha prorogato le misure restrittive fino al 13 di aprile,
La regione farà altrettanto, il presidente Bonaccini ha già annunciato che anche loro prorogheranno le ordinanze regionali per lo stesso periodo e poi ovviamente valuteremo insieme l'evolversi della situazione. Vi ricordo in chiusura che, perché mi sono dimenticata, che anche le rette scolastiche per il mese di marzo sono sospese, ovviamente parlo di rette scolastiche per gli asili nido, le scuole dell'infanzia comunali, statali, convenzionate e in appalto, così come abbiamo cercato di prendere informazioni sia per quanto riguarda il trasporto, sia per quanto riguarda i centri giochi territoriali. Anche in questi casi, nonostante non sia il nostro ente che diciamo incassa questa tariffa, ovviamente verranno scontati nel caso siano già stati pagati i mesi ovviamente sia del trasporto scolastico sia del centro territoriale pomeridiano che veniva svolto o 2 pomeriggi o 3 pomeriggi nelle nostre scuole della nostra amministrazione. Questi sono un po' i temi che ci avete chiesto di trattare oggi, che abbiamo esaurito. Vi ringrazio per la continua collaborazione. Aspetto le domande per la prossima settimana, ma sicuramente domani vi daremo informazioni sui buoni che potrete già richiedere da lunedì, perché cercheremo di accelerare le procedure e cercare di fornirvi anche nel minor tempo possibile questo nuovo sostegno economico. Vi ringrazio e vi invito veramente per il bene di tutti noi a rimanere a casa.